Si è tenuto nella sede del Consiglio regionale della Calabria l'incontro tra la Regione e il Comune di Reggio Calabria sul progetto per l'utilizzo dei fondi legati al patto per lo sviluppo della Calabria di mobilità sostenibile. Il confronto nasce dall'esigenza di superare le criticità dovute all'imminente definanziamento del progetto di 100 milioni sul progetto di mobilità sostenibile, inficiato dai ritardi sulla presentazione del documento e dall'assenza dei parametri tecnici necessari per accedere ai fondi. Le significative criticità sono rappresentate non solo dai contenuti tecnici, ma anche dai termini finanziari, considerando che l'importo finanziato risulta sovradimensionato rispetto alla soluzione proposta dal Comune. Oggi abbiamo incontrato il Comune di Reggio Calabria, c'è stato un incontro tra tutti gli uffici competenti della Regione Calabria, alla presenza del Sindaco, degli assessori e dei tecnici competenti del Comune. Abbiamo illustrato quello che potrebbe essere un progetto possibile per scongiurare la perdita dei finanziamenti dei 100 milioni di euro destinati dalla Comunità Europea al progetto di mobilità sostenibile di Reggio Calabria. C'è stata una prima presentazione, la condivisione delle strategie chiaramente atte a scongiurare la perdita del finanziamento, e abbiamo anche deciso di approfondire questo confronto attraverso un tavolo tecnico in cui i tecnici della Regione sottoporranno tutti gli approfondimenti che stanno alla base di questa proposta che abbiamo oggi illustrato. La proposta prevede un servizio di metropolitana Villa San Giovanni Melito Porto Salvo che troverà fermate lungo tutto il tragitto con frequenza coerente con un servizio di metropolitana leggero e con dei punti strategici di attrazione che verranno serviti in coincidenza con le fermate dei treni, servizio che verrà fatto con treni tecnologicamente avanzati e con tutta una serie di caratteristiche abbastanza importanti sotto l'aspetto della mobilità sostenibile, che certamente verranno poi illustrate più approfonditamente in una sede in cui avremo tempo di poter dare tutte le caratteristiche di un servizio immaginato dalla Regione Calabria e si spera anche condiviso oggi dal Comune di Reggio Calabria e poi a cascata da tutti gli altri comuni e stakeholders interessati.